cari amici, buongiorno. Oggi parliamo di rotanti. Siamo sulla spiaggia di Anzio, il mare è meraviglioso e siccome in tanti mi avete chiesto qualche consiglio, se sono in grado di darvelo ovviamente, sull'uso dei rotanti, vediamo un pochino di parlare di rotanti 15-25 libre per la pesca nelle nostre acque. Ora posizioniamo il mulinello. Mettiamo il calcio della canna all'altezza della nostra ascella, stendiamo il braccio ma non completamente, il braccio destro, e lì dove cade l'impugnatura, lì andremo a posizionare il mulinello per ottenere esattamente questo effetto. Questa è la gestualità che dobbiamo ricercare quando lanciamo. Il mulinello va serrato molto bene utilizzando i sistemi, tra cui il famoso coaster clip, che ci permette di tenere l'indice, quindi impugnare il mulinello assolutamente in modo perfetto. Come sto facendo? Ricordiamoci, stringiamo bene il mulinello in modo da avere una presa assolutamente forte. Ecco un accessorio fondamentale per chi lancia con il rotante, preso da una camera d'aria, il pollice viene protetto da questo piccolo tubetto, questa piccola protezione elastica che ci permette di impugnare perfettamente. Ora regoliamo il mulinello, intanto il riempimento della bobina, che non deve essere mai assolutamente piena perché non è un mulinello da long casting, un mulinello che dobbiamo usare a pesca, quindi circa mezzo centimetro sotto il labbro della bobina. Dopodiché dobbiamo regolare i freni, in questo caso un mulinello magnetico, li mettiamo su slow, quindi nella posizione di massima chiusura per poter ridurre al massimo il rischio di parrucche. Poi pian pianino andremo verso posizioni più veloci. Lo regoliamo in modo molto attento. Il registro impostatissimo è il laterale. Se vedete, regolandolo noi oscilliamo lateralmente la bobina, deve avere un minimo gioco, ma lo deve avere, non può essere bloccata, quindi si deve sentire la bobina che ha una minima vibrazione sinistra-destra. Quando abbiamo raggiunto questo punto, quello è il punto corretto. Questa che andiamo a vedere è un'operazione importantissima, la distribuzione del filo lungo l'asse della bobina. Ci aiutiamo con il pollice della mano sinistra e gradualmente lo spalmiamo lungo il corso della bobina affinché sia omogeneo, non ci devono essere sovrapposizioni, incroci, ed è importante ancora più non avere la bobina particolarmente piena, perché se fosse così, in caso di grossa cattura non avremo il tempo di svolgere questa operazione in modo corretto, la metteremo alla rinfusa con il rischio che, portandolo tutto quanto da una parte oppure in centro, avremo il blocco della bobina stessa con dei danni che potrebbero essere irreparabili per la nostra cattura. Si blocca il mulinello. Andiamo a lanciare adesso, un esercizio che va fatto lentamente, con calma, con controllo, cercando di coordinare i movimenti sinistro-destro, destro che spinge, sinistro che tira. Ecco qua il gesto per far compiere al cimino e quindi alla canna una traiettoria circolare. Come in tutte le tecniche di lancio, dobbiamo guardare in alto, 30-40 gradi sull'orizzonte, dopodiché, partendo con il sinistro che spinge e tira forte verso il petto, il destro segue e c'è il rilascio del filo. Vedete che la canna mantiene una posizione abbastanza alta e il piombo filerà via liscio. Ecco qua un'altra visione del lancio e potete vedere che la canna si carica moltissimo nonostante siano dei lanci di esercitazione, proprio per prendere confidenza con l'attrezzo. Rivediamo questo lancio nuovamente dal rallentatore. Posizione del corpo, braccio sinistro, appello teso, comincia a tirare la canna come se fosse un giavellotto con l'aiuto del destro. Dopodiché, iniziata la semirotazione, il sinistro porta la canna verso il petto, flessione e rilascio. In questa fase il mulinello comincia ad accelerare. Nel caso in cui avessimo dei riporti di filo, un po' di overrun perché l'abbiamo troppo libero, con dei colpi di pollice sulla bobina rallentiamo la rotazione della stessa per evitare le famose parrucche, che comunque si evitano con un lancio progressivo, mai brusco. Altro esercizio propedeutico per tecniche di lancio più avanzate, come potrebbe essere il pendulum cast. Siamo in posizione, il piombo è sollevato, la bandiera è circa 1,5 metri, oscilliamo il piombo verso la nostra destra, dopodiché verso la nostra sinistra, nuovamente verso la nostra destra per sentire bene la canna e i movimenti della canna,
quando il piombo va in tensione quasi a 90 gradi rispetto alla nostra destra, cominciamo la nostra rotazione riportandoci esattamente nella posizione del ground cast che abbiamo visto poco fa. Vedete che c'è la rotazione, il passaggio di peso in questo istante, la rotazione delle braccia, guardate la flessione della canna come esagerata, il rilascio è molto forte, sebbene sia un lancio molto semplice, molto elementare, ma che può raggiungere facilmente i 100-120 metri di distanza. Rivediamo da davanti questo side by side swing, faccio oscillare il piombo parallelamente alla spiaggia, lo porto alla mia destra, lo mando a 90 gradi, assumo la posizione, trasferisco il peso e vado sulla canna con la chiusura che abbiamo visto precedentemente. Lancio facilissimo, le distanze sono sempre molto molto significative e soprattutto ci aiutano nella coordinazione del gesto che dobbiamo effettuare. Rifacciamo il lancio side by side. Pronta, oscillazione, posizione, lancio, sembra che la canna quasi non si fletta e ora andiamo a vedere con un fermo immagine in realtà quanto si flette la canna. Possiamo vedere che con un movimento coordinato si può veramente raggiungere una distanza importantissima, flessione fortissima. Immaginiamo quando andremo a eseguire un pendulum cast, un lancio comunque più spinto. A questo punto inneschiamo un americano, mettiamo il bite clip, vediamo che tensione mettere nel bite clip. Non troppa, perché altrimenti non si sgancia e rende completamente inutile il nostro sforzo, il nostro lancio, il nostro innesco. Per provarlo lo sbattiamo per terra con calma, vediamo se si libera. Si è liberato? E allora a questo punto io vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento per parlare delle basi del pendulum con questa immagine che secondo me è l'emblema del circassing, quello che amiamo, un lancio al tramonto a grande distanza che sia ben augurale per tutti quanti noi che amiamo questa tecnica di pesca. Ciao a tutti!